Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Un senso di gratitudine, come sempre, ci accompagna in questa giornata, ripensando alle vecchie tradizioni passate. Finita la lunga stagione nei boschi a fare carbone, la popolazione ritornava a Bondone e questa processione era un modo per dire grazie al Signore, grazie a Maria, perché la stagione era stata positiva, infortuni non ce n'erano stati e si poteva ritornare, ecco, nel paese a vivere l'inverno, pronti per aspettare una nuova stagione che si aprisse. Quindi questo senso di ringraziamento, ecco, per tutta la protezione avuta da Maria. E naturalmente un altro bel significato è proprio quello dell'Avvento. Nelle nostre pesantezze, nei nostri peccati e nei nostri limiti, è bello vedere l'Immacolata Concezione che ci dà la forza nella sua santità di rimetterci in cammino verso Betlemme. Iniziamo l'Eucaristia e ti chiediamo perdono, Signore, per le nostre fragilità. Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Alleluia, alleluia, alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conceperai un figlio, lo darei alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Chiediamo in questo avvento di essere portatori di carità, di gesti semplici di amore e di generosità verso le persone che ci vivono accanto. Maria è stata una donna feconda e possiamo esserlo anche noi se ci lasciamo abbracciare dal dono dello Spirito Santo, quel dono che in Maria ha fatto grandissime cose. Diciamo di sì anche noi alle proposte di Dio, a Dio che vuole bussare alla porta del nostro cuore, come ha fatto a Nazaret 2000 anni fa, lo fa anche oggi nel profondo dei nostri cuori. E allora, Signore, vogliamo dirti di sì al tuo Vangelo, alle tue proposte, alla tua grande forza di amore. Vogliamo imitare la Madonna, lei immacolata, che ci possa accompagnare nel nostro cammino. Per noi qui riuniti, guardando Maria immacolata, possiamo riconoscere in ogni persona un fratello da amare e un amico con cui condividere il nostro cammino umano e cristiano. Preghiamo. Per intercessione di Maria, salvaci, Signore. Certi dell'intercessione dell'Immacolata Concezione, proseguiamo con speranza il nostro cammino verso Betlemme, sapendo di essere accompagnati dal suo tenero aiuto. A te, Signore, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, Ah.
Sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza, la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ci scambiamo il segno della pace. Pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma di soffrire una parola che mi sono salvato. Giunge l'invito di Dio, cuore che madre sa per lui, e nel silenzio di una casa egli Maria.
Preghiamo. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guariscano in noi le ferite di quella colpa da cui, in modo singolare, hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. E a noi che abbiamo celebrato con fede la solennità dell'Immacolata Concezione, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Grazie. E sia lodato Gesù Cristo. Nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei rifugio al peccatore. Per i carbonai di Bondone due erano le feste importanti. La prima, la Madonna di settembre, quando ritornavano dalla montagna per onorare la loro protettrice. La seconda,
l'Immacolata, quando, tornati a casa per svernare, andavano a ringraziare la Vergine Maria, l'Immacolata, per gli scampati pericoli in montagna e per quello che di grazie avevano ricevuto dalla Beata Vergine Maria. Sia anche bello pregare per le persone care che portiamo nel profondo del nostro cuore e per prepararsi bene al grande mistero della solennità del Natale. E allora possiamo iniziare e portatini chiedo di prepararsi per portare la mano. L'angelo Gabriele che porta l'annuncio a Maria. Dal Vangelo secondo Luca, l'angelo Gabriele entrando da lei disse: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. Ecco conciperai un figlio, lo darei alla luce, lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò sua cugina Elisabetta, che appena ebbe udito il saluto di Maria, fu colma di Spirito Santo e disse: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Ai monti di Giuda, Maria salì, e grande mistero di grazia. Dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi. Vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va. Offri per primo la mano a chi è vicino a te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. È bello venire qui in processione a Plos anche l'8 dicembre. Temperature più fresche, zona dove il sole per intanto, ecco, in questo periodo quasi invernale, non accarezza questo posto. Ma noi portiamo Maria, lei che ci porta la luce, lei che nel cuore ha colto il sì dell'angelo, ecco, per portare al mondo e regalarci a noi Gesù che è la luce del mondo. Chiediamo quindi in questa processione anche noi di essere portatori di un sorriso, portatori di un gesto di amore, portatori, ecco, di un gesto di semplicità. Ecco, in questo momento di preghiera, in questa processione, come sempre ci vogliamo ricordare anche dei nostri cari defunti che stanno risplendendo e stanno sperimentando la bellezza di una luce che non tramonta, di un sole che non si spegne. Ecco, guardandosi attorno rispetto all'8 settembre, la natura è spenta, sembra quasi che vinca la morte, ecco, vinca, ecco, possiamo dire, la distruzione. Eppure sappiamo che invece quando ci sarà primavera ricomincerà la vita. Ricordiamoci quindi dei nostri morti che, anche se hanno un posto speciale nel profondo del nostro cuore, magari ci crea anche un po' di nostalgia, vivono presso la luce, vivono nell'eternità e ci stanno accompagnando giorno dopo giorno. Quindi vogliamo ricordarli tutti quanti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. L'eterno riposo dona loro, Signore, la luce perpetua, riposino in pace. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Grazie Maria di portarci la luce, quel sole che non tramonta, anche nelle giornate più fredde e più buie della nostra vita, in cui magari la tristezza è dentro di noi. Portaci la tua speranza, la tua consolazione, il tuo magnifico. E possa scendere la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre, Figlio e Spirito Santo. Attento, attento. Adesso e ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, o Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Amen. Ecco l'angelo che vive della tua parola, libero il cuore perché l'amore trovi. Ora l'attesa che si vede di Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, Padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Divina Grazia. Prega per noi. Madre Purissima. Prega per noi. Madre Castissima. Prega per noi. Madre Sempre Vergine. Prega per noi.
Madre senza colpa, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del creatore, Madre di misericordia, Madre della Chiesa, Madre dell'unità, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, modello di santità, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tempio di gloria, modello di vera pietà, capolavoro di carità, gloria della stirpe di Davide, Vergine potente contro il male, splendore di grazia, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei veri cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a me che abbiamo venerato i misteri del Santo Rosario della Beata Vergine Maria Immacolata Concezione, di imitare ciò che si contengono e di ottenere ciò che si promettono. Per Cristo nostro Signore. Ci salutiamo con la solenne benedizione. Prima di salutarci, ricordo ancora una volta da un grazie ai portatori che ci hanno accompagnato in questa missione di portare l'Immacolata Concezione. Grazie quindi a voi. Un grazie ancora che ci ha accompagnato, naturalmente ai chierichetti, grazie alla popolazione che si è unita nella preghiera. Ricordo che qua sotto, dove c'è al termine delle scale, c'è il mercatino natalizio. Le offerte raccolte sono a favore della Chiesa, per la nostra comunità. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, ci colmi della sua benedizione. Amen. Dio ci protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. E a noi che abbiamo celebrato con fede la solennità della Immacolata Concezione, concede al Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore continuiamo nella pace. Rendiamo grazie. Canto finale. Ave Maristella, cantiamo per te.